Allora, Marcus Stanton è è quello che ha fatto il report. Cioè, è quello per cui, in base ai dati che S-Drive legge, da 15 anni lavora questo progetto. Cioè, è il papà del report. Quindi è quello che è il maggiore esperto al mondo, perché voi leggete il report proprio perché l'ha fatto lui, è il miglior esperto al mondo in grado di dirvi come S-Drive funziona. Ed è per questo che è qua. E quindi è un privilegio averti qua, Marcus. Thank you very much. E naturalmente c'è l'interprete. In questi 10 minuti so che tradurrà, parlerà Mike Andolfo. Alcuni di voi lo conoscono già perché è da interprete ormai e lavora con noi da tanti anni. E quindi grazie. Ok. Ci siamo. Sì. Allora lui parla senza microfono e tu traduci. O vuoi il microfono? O anche lui? Anche lui col microfono? E penso sì, sì. No, per te. Per me no. Ah, ok. Non lo so, fai traduzione per il pubblico, così. Certo. Sì, sì. Dottor Marco Stanton è medico, esperto in medicina funzionale, presidente dello stress ossidativo in Germania, lavora con numerose società scientifiche, è speaker in moltissimi congressi nazionali e internazionali e quindi aiuta proprio tutto il mondo a comprendere come si legge il report e soprattutto cosa può fare S-Drive per la nostra salute. Thank you, Giorgio and Manuela, for providing this big family in a shared spirit. And today, I don't want to talk about singular facts. I would like to talk about a frame of mind under which the idea in working with the S-Drive and the report can be seen. Buongiorno a tutti. Desidero ringraziare dottor Giorgio Terziani e Manuela per l'invito e per aver organizzato questa meravigliosa famiglia che qui oggi è convenuta. Io sono qui oggi non per parlarvi di fatti, singoli fatti, ma per parlarvi di un concetto fondamentale. Before we head off, my name, as I've been introduced, is Marcus Stanton. I'm residing in Germany, in the north of Germany, in the town of Lübeck, on the coast of the Baltic Sea, up here. Originally born in the United States and grew up in Germany, so this is where I live nowadays. The idea of introducing the S-Drive and the idea behind working with the report is to enable, to help the people on their way in their life. Il mio nome è dottor Marcus Stanton, come sapete perché sono stato presentato, e vivo a Lubecca, in Germania settentrionale. Sono nato negli Stati Uniti d'America, però oggi vivo in Germania.
Quindi oggi parlerò, come dicevo prima, di un'idea. Il concetto, l'idea è l'S-Drive e il suo report. Il suo report che serve per aiutare le persone a vivere una qualità di vita migliore. So, at looking, it doesn't matter which problem you look at. If you look at a problem in the machine, if you look at a problem in society, if you look at a person's health, there always is the question, where does it come from? Quando osserviamo un problema, qualunque tipo di problema sia, che si tratti di una risoluzione meccanica che cerchiamo, oppure qualche cosa che ha a che fare con la società, o che abbia a che fare con la salute, bisogna partire da un approccio. So if you look at a problem, most of the time you will find the following way. Quando si affronta un problema, quindi talvolta si vede qualcosa di analogo a questo. You will have to try to decide on the basis of literature and of academics which one of the two is responsible for this fault. Quindi si va a fare ricerca in letteratura, anche in accademia, per vedere dove sta la causa del problema. È l'uno o l'altro di quei due elementi. Now, obviously these two groups are about to smash their heads who's responsible, but you can laugh at it because you look at it from a distant perspective. Ora, noi possiamo ridere perché stiamo inquadrando questa vignetta da una prospettiva di distanza. Però questi signori qui sono lì sul punto di litigare e spaccarsi la testa per decidere chi è colpevole di quello che vediamo. So whenever academics try to tell you, and academics are the basis of what we do, what is responsible? What is the single cause? Pertanto, quando gli accademici, e noi chiaramente ci rivolgiamo agli accademici, ti dicono qual è la causa, qual è la responsabilità di un determinato fenomeno, what is the one sickness, the one diagnosis that the person has? Come dire, è come dire qual è quella patologia, quella singola diagnosi per quel paziente. What is the one vitamin, the one mineral that this person has is deficient on? E vanno alla ricerca di quel minerale, di quella vitamina di cui è carente. You all understand that this is not the way to ask. Lo capite tutti che questo non è l'approccio da seguire. But still, having a patient in front of you and trying to fit this patient into ICD-10 numbers is hard. È difficile quindi avere un paziente davanti e cercare di collocarlo in una casella. Actually, the S-Drive and the report doesn't even want to spring in the same battle ring with that. Ora, l'S-Drive e il report però non vuole entrare in gioco con questi meccanismi e questi approcci che ho appena illustrato. It has been created to help you find answers and to give you impulses. È stato creato per aiutarti a trovare risposte e per darti, fornirti degli impulsi. That's why we speak not of results, we speak of indicators, and that's the right wording for it. Per questo non parliamo di risultati, di esiti, ma parliamo di indicatori, e la parola corretta da usare è indicatori. The idea is to expand the view, to expand the horizon, to embrace perspectives and information that might have been lost. E l'idea è quella di espandere la visione e abbracciare prospettive che potrebbero essere andate perdute. So, using the S-Drive and using the report interpretation is not in competition with what you do. Quindi l'utilizzo dell'S-Drive e l'utilizzo del report che ne consegue non è e non deve essere in concorrenza, in competizione con quello che fate già. It is an asset, it is an additional help, it is an addendum which expands the view. È un asset aggiuntivo, è un addendum, qualcosa che vi permette di espandere la vostra prospettiva.
And it even shows things in a much different fashion due to one factor. E vi mostra le cose anche secondo una modalità diversa, soprattutto per un fattore. The idea is to ask the body. Quindi l'idea qui è questa. Noi facciamo la domanda all'organismo, al corpo umano. Actually saying the body is wrong because that's too limited. Asking the entity. Dire il corpo è già sbagliato. Dovremmo sostituire alla parola corpo, organismo, la parola entità. So, you have a person and you have what we call the bioinformation field. Allora, abbiamo una persona e abbiamo anche il suo campo bioinformativo. The idea is to ask what the content and the information in this field is. E quindi l'idea è quella di porre la domanda che ci dà la risposta su quali sono le informazioni all'interno di questo campo. So, things are detected within the bioinformation field. Quindi vengono rilevati elementi che si trovano all'interno di questo campo informativo. And you receive an answer in form of a resonance. E ricevi la risposta sotto forma di risonanza. This resonance could be normal. Questa risonanza potrebbe essere normale. It could be accentuated. Potrebbe essere accentuata. It could be diminished. Potrebbe essere diminuita. But you ask an entire system on an information. La domanda la fai al sistema nel suo insieme relativamente a quell'informazione. And you continue on by asking other things and looking at other aspects. E continui facendo ulteriori domande e analizzando altri aspetti. So let's take this example into the living field. Adesso prendiamo questo esempio e portiamolo nel campo del vivente. One person speaks to another. Una persona comunica, parla con un'altra persona. Asking questions, giving information, whatever it is about. Fa domande, fornisce informazioni. And you will receive, hopefully, a form of answer. E si auspica di ricevere una risposta. When you speak about things that the person likes, you will see there is a likely answer to it, a nice and positive answer. Quando la domanda o il dialogo è su cose gradevoli, la risposta, la reazione è altrettanto lieve, allegra. If a person is, if you address a topic that is a stress or a stressor for a person, you will get a stressed answer. Se invece tocchi un tasto in questa conversazione dove stimoli stress, ansia, chiaramente riceverai una risposta di ansia. In fact, there are even systems that detect the voice of a person to detect what elements are stress for a person and what are not. Infatti ci sono dei dispositivi che sono in grado di rilevare il tono delle espressioni per individuare il tipo di energia che c'è, se è di stress o di altro. Analyze the audio. Si fa l'analisi dell'audio per misurare e rilevare questi elementi. Ok, but back to this example. You get a resonance on the question you've asked. You get a resonance on the information you've given. You get a resonance just by the person being there. Quindi, torniamo al nostro argomento, tu nel porre quel quesito ricevi una risonanza. La risonanza sullo stato della persona, sull'umore della persona e su dove si trova in quell'istante. The traditional way is to look at statistics, to look at lab analysis, which are all super. We're all super important, but this is the traditional way. Ebbene, l'approccio tradizionale, come tutti sappiamo, è quello di
analizzare le statistiche, i risultati delle analisi di laboratorio, eccetera. E tutti questi metodi tradizionali sono fantastici, vanno benissimo e possono essere continuati. If you see a person and that person is sad, then you look at the statistics and the measurements. Se osservi una persona e vedi che quella persona è caratterizzata da tristezza, tu vai a ricercare le statistiche, i dati statistici relativi a quel contenuto. And you will think about, okay, as a doctor, as a practitioner, as an advisor, I now have to decide which of these factors are the one responsible for the person being sad. Analizzi vari fattori e a quel punto come medico, come consulente di quella persona, devi decidere quali sono quelli appropriati per il caso specifico per quella persona. So I'm asking you, we got a person, 55 years old, a male, has the following parameters. Quindi vi faccio questa domanda. Abbiamo un paziente, un uomo, 55 anni, e presenta questi fattori. He has enormous problems paying his mortgage on the house. He has health issues because of high blood fat. Per esempio, ha problemi a pagare il mutuo, ha problemi di salute legati a elevati contenuti di grasso nell'organismo. His job is about to be terminated because the company is going to be sold off to a competitor. Sta per essere licenziato perché l'azienda la stanno vendendo alla concorrenza. What is the determining factor for this person to be sad? Qual è il fattore che determina la tristezza di questa persona? And you know what the answer would be? Sapete quale sarebbe la risposta? You can answer that easily. È facile rispondere. Ask him. Ask him. Basta chiederglielo. Ask him. Why are you sad? And you know what he's going to answer? La domanda è: perché sei triste? Cosa risponderà? My wife ran away. Dice: perché mia moglie mi ha abbandonato, mi ha lasciato. You see, trying to abstract from facts doesn't necessarily represent the individual condition. Quindi tentare di estrarre dai fatti che sono stati presentati non ci presenta il quadro reale di quello che sta succedendo. That's why it's so important to ask the system. Per questo è così importante fare la domanda direttamente al sistema. And this is what the S-Drive does. Ed è questo che fa l'S-Drive. Now, of course, now your mind is starting to work and you say, well, I know a little bit about resonance and fields. Adesso la vostra mente gira e dice, sì, io conosco i concetti della risonanza, dei campi. And you might say, well, I know that if a person is very sick, then the whole system is uptight. E io so che se una persona è molto malata, il sistema è chiuso. Like, if you take the heart rate variability of that person, it's very fixed, very dense and per esempio, se consideriamo la variabilità del ritmo cardiaco di quella persona, vediamo che è molto molto intensa. And you say, okay, well, how can you work with the device if you don't expect an answer because the system is so uptight? Ma allora possiamo chiederci come possiamo operare, lavorare con questo dispositivo se il sistema è chiuso e sotto stress così. But that's the wrong thinking because you only think of one entity asking another entity as a whole. Ma questo è il modo di pensare sbagliato perché è come se volessimo far sì che una entità faccia la domanda a un'altra entità. The system goes behind and looks at the cells, it looks at the blood, it looks at the systems. Invece il dispositivo, il test che noi facciamo va al di là di questo, va a vedere l'apparato cellulare, il sistema nel suo dettaglio, i suoi componenti. That's why in the overview on the overall health you will find answers like a lack of sleep. Per questo quando nel report vediamo per esempio la panoramica generale, troviamo risposte quali
carenza di sonno. I mean, which laboratory value represents a lack of sleep? We don't know one, do we? Qual è quel valore di laboratorio che rappresenta l'indicatore che ci dice che c'è una carenza di sonno? But here, both is done. An intelligent question, an intelligent system, and intelligent answers to provide an as-is answer. Qui invece abbiamo una serie di elementi di intelligenza, cioè una domanda intelligente che pone la questione al sistema intelligente che dà una risposta intelligente. So, to transfer that example to another thing, if the lab result says there are certain metals missing, there are certain vitamins missing, there are other things missing, then, okay, that could be the case. Se, quindi, lo riportiamo all'altro esempio, quello delle analisi di laboratorio, se il risponso è che ci sono carenze vitaminiche o di minerali, eccetera, noi possiamo dire, va bene, quindi questa è una possibile causa. And I'm not saying that's not true, because it is an adequate representation of the blood levels. E non dico che questo non sia vero, perché chiaramente è una rappresentazione reale dei livelli nel sangue. But the idea is to ask the entire system what is actually happening. Ma invece l'idea qui è quella di chiedere al sistema, nel suo insieme, che cos'è che sta succedendo. And the system will give the answer, I have a problem here in this metabolic pathway, in this organ, in this functional system. E il sistema darà la risposta. Il mio problema è qui, su questo percorso metabolico, relativamente a questo organo, eccetera. So this is why I'm consuming this and this vitamin to take a metabolic detour to try to circumvent the problem. Ecco perché poi consumo questa vitamina per circonvenire al problema bypassando quel percorso metabolico. This is the cause why I'm using up so much of this mineral, because I needed to be the active enzyme to help in the process. Questa è la ragione per cui io consumo più o ho più bisogno di questo minerale per attivare quell'enzima che possa attivare quel processo. So this is a dynamic picture of actual ongoings. Quindi questa è un'immagine, un quadro che riceviamo che è dinamico di quello che è in corso. Scusate se ho demolito la lavagna. That's the German part. That's the German part. Okay. All right. So we ask ourselves, can or should we reduce processes? I don't need it anymore. Thank you. Grazie. Should we reduce the processes on singular aspects, or should we look at the dynamics? Allora, quindi la domanda che ci poniamo è: dobbiamo concentrarci sulla dinamica oppure dobbiamo concentrarci sui singoli processi per modularli o ridurli? If, for example, we look at the DNA, is it about the process of methylation? Se per esempio osserviamo il DNA, ha a che fare col processo di metilazione? Is it about the aspect of shortening of telomeres? Is it about histones? What is it about? Allora, riguarda gli stoni oppure riguarda la lunghezza dei telomeri? Queste sono le domande che potremmo chiederci. And to use a German proverb, every year a new swine is chased through the village. E per usare un proverbio, una metafora tedesca, dice ogni anno un nuovo porco viene attraversa e viene inseguito lungo il villaggio. And everything is that. Everything is that. That subject. E tutti parlano di quell'argomento. You realize that doesn't work. E invece le cose non funzionano così. Because everything influences everything. Perché tutto influenza tutto.
If there's a psychiatric problem with a person, that person still suffers from bodily dysfunctions. Perché se il paziente ha un disturbo psichiatrico, quel paziente soffre comunque di problemi fisici anche. If a person suffers from an emotional disbalance, the body will suffer as well. If the person has a body problem, then that person might be depressed. There is no division. Non esiste divisione. Se una persona ha problemi e disturbi emotivi, questo ha un impatto sul corpo, sul fisico. Se ha un disturbo fisico, questo ha chiaramente un impatto sul suo stato emotivo. And there is a cross influence. E chiaramente ci sono poi anche le influenze trasversali che si incrociano. I'll just give you a simple example just to throw up some complicated names. Vi do un piccolo esempio solo per lanciarvi anche dei termini complicati. Like the DNA determines life. Come dire, affermare che il DNA determina la vita. In the 60s with Watson and Crick and the whole DNA revolution that seemed to be a super new way of looking at things. Dopo la scoperta di Watson e Crick, chiaramente negli anni e nei decenni successivi, questo era diventato il dogma e tutti seguivano quella tendenza. But that is just one way thinking, because also there is an influence on the DNA just as well. È solo un modo di pensare, perché oggi sappiamo che ci sono fattori che influenzano il DNA. For example, if you take the information molecules within the immune system, the so-called cytokines. Se prendiamo per esempio le citochine, che sono il sistema informativo del nostro sistema immunitario. Those, for example, have a direct influence on the DNA and the regulation and the protein expression, etc. Questi hanno un impatto sul DNA, sull'espressione delle proteine, eccetera. In fact, it goes so far, if a person lacks from an extreme leaky gut syndrome, some bacterial strand from bacteria from the gut might even be incorporated into our own DNA as an evolutionary process. Addirittura, se un paziente soffre da intestino gocciolante, questo potrebbe portare anche qualche ceppo batterico a penetrare il DNA. So the idea is not to singularly look at the DNA and its expression. Quindi l'idea non è quella di andare a esaminare, a controllare, a vedere il DNA nella sua espressione. The idea is not to look at the cytokines alone, for example, here NF-kappa-beta or TGF-beta. Né è quello di andare a indagare esclusivamente le citochine. The question and the idea is to what influences what and what is the result of the sum of all these influences. La domanda e l'idea è quella di vedere che cos'è che influenza che cosa e qual è la somma del risultato di queste influenze. Maybe the big lack that we're facing is how we look at it. Forse la nostra più grande carenza è il nostro modo di osservare e guardarle queste cose. We try to find the factors that are responsible for the immune system, responsible for the metabolism, etc. Noi andiamo alla ricerca di quei fattori che sono responsabili per il sistema immunitario, per il sistema metabolico e così via. It could be portrayed a little bit like our emotional search. E forse questo potrebbe essere paragonato a quella ricerca che noi facciamo nell'ambito emotivo. We are looking for a home, for a basis, for the love with a partner to relate the rest of the world to these. Noi siamo alla ricerca di una casa, di un luogo dove noi possiamo sentire l'amore, magari trovandolo attraverso la relazione con un partner,
proprio per andare a cercare e a trovare quella casa che c'è, di cui abbiamo bisogno dentro di noi. So if we look at interleukin 1 or if we look at prostaglandin, we look at aspects of life, but not noi... the foundation. Scusa, sorry. Quindi se noi andiamo a cercare o a ricercare l'interleuchina 1, le prostaglandine, eccetera, noi stiamo andando alla ricerca di quelli che riteniamo essere i fattori della vita. And expanding the mind beyond the things you can grab with your hands, which are haptic. E portando ad espandere la nostra mente per andare oltre le cose che sono tangibili, andare a cercare oltre. The finer you look into details, the smaller the details get, the more you will find it again opens into a new field, and opens into a new field. Più vai nel dettaglio, più vai nell'infinitesimalmente piccolo, più scoprirai che si aprono nuovi orizzonti e nuovi campi. In mathematics, and you now by now that I love mathematics, you have a name for that? Ora in matematica sapete quanto io sia appassionato della matematica, c'è un nome per questo. It's called fractal, a fractal way of looking at things. E sto riferendomi ai frattali. But don't get caught in the same mistake by saying, oh, the smaller you get, the more it opens. The smaller you get, the more results you get. That's not exactly true. Però cerchiamo di non commettere lo stesso errore e di pensare che più diventa piccolo e più si apre, più diventa piccolo, minuscolo e più si apre. Questo sarebbe comunque un errore. Actually, the more you look into the detail, the more you go towards the core and the basis of things. Invece, più vai nel dettaglio, più ti avvicini al nocciolo, al cuore della cosa. And the interesting thing is, the smaller you get, the smaller you get, the smaller you get, you cannot weigh things anymore in terms of kilograms or grams or anything like that. You are starting to go over the threshold of losing matter and going into energy. E più andiamo nel minuscolo, più entriamo nell'infinitesimale e piccolo, più non siamo in grado di misurare con, in termini di chilogrammi o grammi, eccetera. E quindi entriamo in quell'ambito, in quella sfera in cui la materia non è più materia ma diventa energia. But what you will find is that certain patterns, patterns repeat themselves. Però a questi livelli di infinitesimamente piccolo troviamo degli schemi, dei pattern, quindi degli schemi. The last time I was here I presented an aspect which I was asked afterwards to talk about again. La volta scorsa ho parlato di un tema e mi è stato chiesto poi di reiterarlo e di parlarne ancora. And I will do that shortly to give you an understanding of patterns. E adesso lo farò tra poco per darvi un'idea e una comprensione di che cosa intendo per schemi. We did look at some mathematics last time. Okay, fine, I'm not going to go into that one. Ricorderete che abbiamo parlato anche un po' di matematica la volta scorsa, va benissimo, adesso non ci entrerò. But because I made that lecture so fast last time, I will repeat a very few slides on the idea of dimensions. Poiché la volta scorsa ho sorvolato, fatto molto velocemente questo discorso, adesso voglio farvi rivedere qualche slide per concentrarci su alcuni punti. To punish you, it's in German. Vi chiedo scusa, ma questo è in tedesco. In 1969, a Russian scientist looked at the average size, length, and weight of different species on Earth. Quindi uno scienziato russo nel 1969 ha esaminato le dimensioni medie di varie specie animali che vivono sulla Terra. Later on he expanded that into the fields of non-living
objects like stars, like constellations. Poi ha esteso questo suo studio anche su entità non viventi, quindi come le stelle e altri corpi. Of course, all fellow scientists just laughed at him by saying, "What a piece of nonsense, because you get everything, all results, all sizes, all weights. What is the sense in that?" E quanto è stato aggredito, attaccato dai colleghi scienziati che hanno detto, ma quali sciocchezze queste? Che cosa vuoi ottenere con queste misurazioni, con queste medie? And again, I've been asked to explain this again, so it's been put into the perspective. Poiché mi è stato chiesto di espandere su questo concetto per inquadrarlo in prospettiva. He was smart, and he took these results and put them on a logarithmic chart. Allora, dico questo, che questo scienziato era invece molto in gamba, intelligente, ha preso i suoi risultati e li ha tracciati su una tavola logaritmica. Because Mr. Euler was very, very smart in finding E, his basis for the natural logarithm, in nature a lot. Perché il signor Euler, appunto questo scienziato, era invece molto, molto in gamba, ha trovato poi The natural logarithm, the number E. Ha trovato appunto il numero E, che è il logaritmo naturale. And if you use a logarithm on these results, this Russian scientist found a repetitive pattern. E se usi questo logaritmo, ripetutamente trovi dei risultati prevedibili. He would find a result, and a field where there were no results. Per esempio, trovava dei risultati e poi trovava un campo nella sequenza in cui non c'era alcun risultato. Again, repeating, a field with results, field with results, field with no results. E quindi si ripeteva questo schema, praticamente due campi con un risultato, un campo senza risultato. Now, of course, that's a phenomenon, but that's not an explanation. Allora, chiaramente questo è un fenomeno, ma non può essere considerato una spiegazione. What is interesting is that same phenomenon is found in nature as well. La cosa interessante è che questo stesso fenomeno si riscontra anche in natura. Because if you look at the traditional way in which we look at electromagnetic waves. Se noi, per esempio, consideriamo il modo tradizionale di trattare le onde elettromagnetiche, how does an electromagnetic wave look in physics? Come si presenta visivamente un'onda elettromagnetica in what fisica? What does it look like? Come si presenta, come visivamente? A sine wave, right. Esatto, è una curva sinusoidale. Yeah, if you look at it from the side. Chiaramente se la si vede, la si inquadra da quella prospettiva laterale. It's a spiral, but you look at it from the side, then it becomes that way, but it actually is a spiral that è una spirale, solo che la vediamo in quella maniera sinusoidale, perché la stiamo inquadrando lateralmente. A left-turning spiral. Peraltro è una spirale che gira ruotando verso sinistra. But there are different form of waves which we normally don't look at. Però ci sono altre forme di onde tradizionali che noi non vediamo. And those are scalar waves or so-called longitudinal waves. Sono quelle che chiamiamo le onde longitudinali o scalari. They don't spread from one place to the other. They connect the two places one another as one standing wave in between. Non si espandono da un punto all'altro, ma connettono i due punti, stabilendo una comunicazione tra i due. Which means it gives information and receives information. Questo vuol dire che invia informazioni e riceve informazioni. So, giving information and receiving information. Questi sono i due movimenti nel fornire informazioni e nel ricevere informazioni. Which is a figure which we all very well know, built like the DNA. E che è una figura
una rappresentazione figurata che conosciamo benissimo perché rappresenta le eliche del DNA. One strand going that way, the other one going the other way. Un'elica che va in una direzione e l'altro che torna nella direzione opposta. In fact, going through the entireness of all results. Se infatti consideriamo la totalità di tutti i risultati, you have an enormous pool when you go from the biggest, which is the size of the entire universe, to the smallest, which is nothing. Abbiamo un enorme pool quando andiamo dalla dimensione più grande, che è la dimensione di tutto l'universo, all'opposto, la cui dimensione corrisponde al nulla. This pattern, result, result, no result, 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 no result, will repeat itself. Questo schema, risultato, risultato, non risultato, 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 non risultato, si ripete. If you build ships in a certain length, some lengths work and float, some are so unstable they will sink. Infatti, quando si costruiscono imbarcazioni, se si costruiscono di una certa lunghezza, galleggiano. Se invece si sbaglia la lunghezza, affondano. Small planes, some sizes fly, some don't. Lo stesso vale per gli aeroplani. Alcune dimensioni di aeroplano volano e altre no. In weight, you have a certain weight and you try to lose that weight and you lose some and then you are somewhat in a vacuum of nothing and if you don't really pull through and pull through and pull through, you're back on the stable point again. È lo stesso quando si cerca di perdere peso. Tu perdi dei chili, perdi dei chili, perdi dei chili. Arrivi a un punto in cui c'è zero perdita, pur continuando a fare la stessa cosa. Se tu non persisti e vai oltre quel punto, torni indietro e riacquisti il peso. Now, what is interesting is if we look at these dimensions here, in between the size of the universe and literally nothing, meaning the smallest point we can imagine. Se noi quindi, per esempio, consideriamo questo spazio che c'è tra la cosa più grande quanto l'universo e la cosa più piccola che corrisponde al nullo, e vediamo le dimensioni che si collocano tra i due estremi, then we're gonna ask two questions about a wave. Faremo due domande a questa onda. What is its frequency? Qual è la tua frequenza? Because it needs a frequency. Quindi qual è la frequenza dell'onda? And what is so characteristic about a half wave of this entire spectrum? Because the center here apparently is a point of attraction. E qual è la caratteristica di uno dei lati della curva? Perché chiaramente questa parte qui che abbiamo centrale è un punto di attrazione particolare. The answer is the basic frequency of this longitudinal wave is the frequency of what comprises universe the most. La risposta è che la frequenza di base di questa onda è la frequenza media di cui è composto l'intero universo. It is the frequency of the proton of hydrogen. È la frequenza del protone dell'idrogeno. And the point of attraction exactly here in the middle. E il punto di attrazione che si colloca esattamente qui al centro is the size of the DNA. È della stessa dimensione del DNA. So, above from genetics and encoded messages. Quindi al di sopra della genetica e dei messaggi codificati, the DNA is the antenna for us to the frequencies of the universe. Il nostro DNA è un'antenna che ci permette di collegarci con le frequenze dell'intero universo. Of creation. Quindi in contatto con la creazione. Of this
beauty of God, of the divine principles. La bellezza del divino e dei principi del divino. And you understand now that health, residing in health, means resonating with these frequencies, and not being health is falling out of these frequencies. E quindi comprendiamo bene che essere in uno stato di salute significa vibrare con queste frequenze, ed essere in uno stato di non salute significa essere usciti da quelle frequenze. And you might also ask, okay, well, the frequency is that of a hydrogen, of proton. Ok, ma allora vi chiederete, va bene, la frequenza del protone, dell'idrogeno. And you might say, okay, well, that's logical, because maybe 98% of the universe is built on hydrogen. Direte, ma questo è logico, perché il 98% dell'universo è costituito di idrogeno. But there might also be another cause why that is the reference. Però ci potrebbe essere anche un'altra causa del perché questo è il riferimento. The proton is probably the most stable thing that we know at all. Il protone è forse l'entità più stabile che noi conosciamo. Every atom has a half time. Ogni atomo ha un emivita, un emitempo. And that of a proton is so big, it is estimated to be around 10 to the power of 30 years. E quello del protone è la più elevata che ci sia, perché si stima che sia 10 alla trentesima di anni. Okay, but we were talking before, I mentioned before, our search and look for a basis. Allora, prima parlavo di questa nostra ricerca di una base sicura. The point is, the old atomic model, according to Bohr, Niels Bohr, is very, let's say, rough. Allora, il vecchio modello, quello di Niels Bohr, fatemelo definire, è un po' grossolano. Because actually it should be looked at differently. Dovrebbe essere rappresentato un po' in maniera diversa. It's not a heavy proton here and a super light electron flying around in circles. Perché non è così, cioè non è che c'è questo protone enorme pesante qui e poi questo elettrone leggerissimo che gli gira attorno. Not full, but more correct picture would actually be a center of positive charge and a cloud of negative charge around it. Una rappresentazione figurativa più appropriata sarebbe questa, cioè una carica positiva molto forte al centro e poi una nebulosa di carica negativa che lo circonda. Not a hard body, but a field of relative chance of a density. Quindi non un corpo solido, ma un campo di possibilità. Un campo di possibilità. Now, one two thousandth of the weight of that is the electron. Un due millesimo del peso di questa entità è l'elettrone. And one 999th of 2000th of the weight is in the proton. E 1999 esimi di questo del peso è nel protone. But if you remember from before, you don't weigh this in grams, you weigh this in mega electron volts. Ma questi sono mega volt mega electron e quindi non è misurabile in grammi il peso. So, one part very densely charged, one part charged the same way but much lighter. Quindi abbiamo qui a che fare con due cariche, una carica con una enorme densità e una carica molto molto poco densa. I will try to give you my picture of a base.
which I talked about before. Adesso cerco di darvi la mia immagine di quella base, la base di cui parlavo prima. You could consider the proton to be the base because it's the basic frequency. Potremmo considerare il protone la base perché è la frequenza di base. And you could consider the electron to be the change because that's what's being given. E potremmo considerare l'elettrone come il cambiamento perché è questo che viene offerto, fornito. Signals over membranes. Segnali sulle membrane. Anti-oxidation processes. Processi antiossidativi. Transport through membranes, whatever. That all is mainly comprised of electron transfers. Che vengono trasferiti e comunicano attraverso membrane. Queste sono trasmissioni di elettroni. Burning glucoses is a transfer of electrons onto other molecules. Bruciare glucosio significa trasferimento di elettroni da una entità all'altra. So if we put together an equation where we say, all right. Quindi se mettiamo insieme un'equazione. If we add this base and we add the change, what do we get? Quindi se noi sommiamo la base al cambiamento, qual è il risultato? The answer is very unmathematic. La risposta è poco matematica. It's called life. Si chiama vita. So the idea is to look at the basics and to look at the dynamics at the same point. Quindi l'idea è quella di simultaneamente osservare la base e la dinamica. Where do we find the answers in genetics? E dove troviamo le risposte? Nella genetica? Biochemical processes? Nei processi biochimici? Waves and frequencies only on the electromagnetic spectrum? Per quanto riguarda le onde sullo spettro elettromagnetico? Quantum mechanics? Nella meccanica quantistica. The idea is to look at the entireness of the dynamics, the entireness of the field. La risposta è di vedere il campo e la dinamica nella sua interezza. So that's the point, to add it all together and to ask the question, how are you doing? Questo è il punto, cioè sommare tutti questi elementi e questi fattori e poi porre la domanda. This is how you can work individually. This is how you can work in a way that fits to the entire system of the person. Questo è il modo di lavorare, di operare, di procedere in modo da tener conto di tutto l'insieme degli elementi e dei componenti dell'individuo. So no matter what you look at, it's important to see what the individual constellation of that person is. Quindi, indipendentemente da dove andiamo a compiere la nostra indagine, con quali strumenti, quello che conta è osservare, inquadrare l'individuo nella sua interezza. Illnesses and pathology describes typical summations of typical cases. Le malattie non sono altro che la sommatoria di casi tipici. The point is, many patients actually fall in between this raster. E molti pazienti cadono tipicamente all'interno di quella griglia. And some results are just not represented in a blood analysis. E quindi questo significa che alcuni risultati non sono rappresentati in una in un prelievo e un'analisi del sangue. Especially if, because these results are medians, typical medians of a typical population. Anche perché questi risultati sono risultati mediani di una tipica popolazione. So the idea is to look at the individual and utilizing the S drive and its report to draw a live and dynamic picture of that person's situation.
Pertanto l'obiettivo è quello di inquadrare lo stato dell'individuo e l'S-Drive ci permette di fare quella domanda e di ottenere una istantanea sullo stato di quella persona in quel momento. And we've had quite a few talks and discussion within the last yesterday and yesterday evening on, for example, relations in between health and gut and what are the, you know, what are the dynamics in between. E ne abbiamo parlato a lungo oggi, ne abbiamo parlato ieri sera, quali sono i rapporti, no, tra lo stato di salute, lo stato dell'intestino e dei vari altri elementi che compongono l'organismo. And of course the gut wall being the biggest surface to have contact with the outside world, because food is strange and alien, it's a big form of communication over that wall. E chiaramente il grosso di questa comunicazione tra l'individuo e il mondo esterno avviene attraverso la parete intestinale, perché è una delle superfici più grandi con cui l'organismo interagisce col mondo esterno e interagisce in questo caso, nella fattispecie, col mondo esterno attraverso il cibo che consuma. You have immune competence. You have to take up substances. You are in correspondence with all regulative systems. E chiaramente ci sono elementi legati al sistema immunitario, le varie altre responsabilità legate alle assunzioni delle sostanze che si consumano e poi i vari altri sistemi di corrispondenza. So the idea is to say, oh well, bacteria, bacteria, bacteria. Quindi molto spesso è facile dire sì, batteri, batteri, batteri. But that's not true. Ma questo non è vero. Because the influence is not only from bacteria to the body. Perché l'influenza non è soltanto dai batteri all'organismo. The influence is equally from the body to the bacteria. C'è anche il percorso che dove l'influenza va dall'organismo ai batteri. If someone starts to get depressed, you will have an immediate change in your enterorioma. Se una persona per esempio entra in depressione c'è un mutamento istantaneo del microbioma. You will likely not find a person with a shifted immune response that has a balanced microbioma. Non troverete mai una persona che ha un mutamento del sistema immunitario senza che ci sia stato un mutamento nel microbioma. And these factors flying around in the body like interleukins and tumor necrosis factor alpha for the macrophag activity, etc., etc., they are not only in the body, they influence the bacteria just as well. E abbiamo queste sostanze, interleuchine e quant'altro, che circolano nell'organismo e questi hanno un impatto sui batteri e viceversa. So, treat the immune balance, treat the intestinal wall, and maybe treat the bacteria, and then you have the equation of stability. Quindi l'equazione della stabilità sta nel trattare sia appunto il sistema immunitario, la parete intestinale e il microbioma e i contenuti batterici. There is so much cross influence in between all the different parts that you just cannot take one out and saying that's the disbalance. E quindi poiché le interferenze e gli intrecci sono numerosissimi, non se ne può selezionare uno di quei fattori e dire questo è il fattore dello squilibrio. But why do we focus on the gut situation so much in the report that it's very represented? Perché nel report dell'S-Drive ci concentriamo così tanto sullo stato e la condizione dell'intestino? Because the gut is the place where we actually take up so many important elements. Perché è l'intestino che è l'organo primario per l'assunzione degli ingredienti, dei nutrienti. And if this situation is not resolved, then a lot just gets rejected and never really reaches its destination, no matter how good or how expensive the things are you take.
E quindi se non risolviamo la questione a quel livello, a livello dell'assorbimento intestinale, chiaramente tutto quello che consumiamo può essere respinto, eliminato, smaltito, non raggiunge le destinazioni per cui era stato inteso e quindi alla fine è come buttarlo via e spesso questi sono ingredienti anche molto costosi. Whether it ever reaches its destination, we can find out if after months we use the S drive to detect, and if the supplies are filled, perfect. If they're not, then it's an issue in between. Ebbene, noi possiamo però misurare mesi dopo se tutti quegli ingredienti, quei cambiamenti della dieta hanno portato al raggiungimento delle varie destinazioni. E se le destinazioni non sono state raggiunte, possiamo ritarare, reinterrogare e vedere e cos'altro ci può essere da fare. And the point is too, is it actually uptaken into the body? E un'altra domanda ancora, l'organismo assume poi quella sostanza? And then also it is good and important to take forms that can be resorbed and uptaken easily. Per questo diventa altrettanto, anzi ancora più importante, assumere questi integratori, no? Nelle forme che sono più biodisponibili. And thanks to the Roman gods, you have Giorgio carrying all these products which can easily be resolved, so the place to travel is not very far, yeah? Quindi grazie alle divinità romane che qui ci assistono, abbiamo il dottor Giorgio Terziani che non è molto lontano da noi e che può spacciarci queste sostanze. Yeah, because for example here spraying it and transmembrane through the mucous membrane, if it can be resorbed directly, perfect. It is not an additional load, it just hits the spot directly. E qui abbiamo un esempio di questo prodotto, dello spray vitamina C della Cell Food, che appunto con questo meccanismo riesce a superare le mucose e quindi ad essere assorbito più facilmente. So, and in the gut additionally, you need to reach membrane integrity. E soprattutto nell'intestino dobbiamo mantenere e raggiungere l'integrità della membrana. Because otherwise, you know, this is what the gut wall looks like. Perché sapete che talvolta la parete intestinale si presenta così. Which is very much like very near you live some time of the year, near the Etna. Exactly. Yeah. Quindi sembra magma lavico, molto vicino così sull'Etna e anche dove. As well as the integrity of the cell membrane potential. Anche il potenziale della membrana cellulare è un obiettivo molto importante. Influenced by a shift of minerals, for example. Se per esempio ci fosse un cambiamento nei contenuti dei minerali nell'organismo. Influenced by electrosmog. Per esempio, influenzati dall'elettrosmog. No matter what you take. E spesso questo disturbo esiste indipendentemente da quello che consumiamo. The idea is to detect the individual situation of the person. Quindi l'obiettivo è sempre quello di individuare la situazione, la condizione specifica del nostro paziente. And this is why we refer to it as epigenetic, because it is the sum of influence on life apart from the genetics which are built into the DNA. Per questo lo chiamiamo epigenetica, perché è la somma di tutti i fattori della vita che si sommano a loro volta al patrimonio genetico. And get your gut right, get the people's gut right, because this is the biggest potential you have in change of how one feels. E assolutamente vincete la battaglia sull'intestino, cioè sistemate l'intestino, perché è attraverso questo
che poi si determina tutto il resto. So the idea is to resynchronize the system. Quindi l'idea è quella di risincronizzare il sistema. By treating actual mechanisms and dynamics instead of just singular factor. Quindi gestendo meccanismi e dinamiche anziché singoli fattori o singoli sintomi. And just to get one thought out of your mind. Many practitioners see a patient and then they say, oh, I could do a blood analysis with this person. Oh, I could do a manual therapy with this person. Oh, I could do an S-drive test with this person, right? E molti medici, naturopati, vedono il paziente e si chiedono, sì, potrei per esempio fare un test ematico, potrei fare un'applicazione manuale di questo genere, potrei magari usare l'S-Drive. Do yourself and do your patient the favor of taking an S-Drive test at the moment when they come for the first time, before they even see you. Ebbene, il mio consiglio è questo, e vi fate un favore se adottate questo consiglio. Fate fare un test S-Drive al vostro paziente, al vostro cliente, prima ancora che venga nel vostro studio. That is how so many very successful colleagues work. Molti dei nostri colleghi di gran successo operano in questa maniera. Because at the moment you start talking with the patient, you already have impulses and ideas which are being put into the talk already. Perché questo significa che quando il paziente viene nel vostro studio e avviene il primo consulto, tu hai già in mano elementi, input, cose che possono stimolare la tua intuizione e quindi stabilire il dialogo. So the idea is to do it automatically, which means you can then also follow up on the situation. Per questo il consiglio è quello di far fare in automatico, prima che vengano anche per il primo consulto, il test con l'S-Drive. In English you call this a no-brainer. You don't have to think about it, you just do it. In inglese esiste un'espressione, no-brainer, dice non serve usare il cervello per trovare la maniera giusta di fare, perché questa è la cosa più banale e semplice che si possa so fare. Doing this even before you see the person and that flows into the talk and flows into the decision. Perché questo aiuta a stabilire quel primo colloquio e quindi conduce poi alle decisioni da prendere. And then retest after 90 days and see what happens. E poi rifacciamo il test dopo 90 giorni per vedere che cosa è successo. And then test after 90 days and see what happened. E poi di nuovo un altro test dopo 90 giorni per vedere il riscontro. And you now understand why the S-Drive is called S-Drive. E adesso capite anche perché l'S-Drive, questo dispositivo, si chiama S-Drive. S stands for signature. S sta per signature, che vuol dire firma. The signature wave of a person. È la firma dell'onda, delle frequenze di quella persona, di quell'individuo. The individual signature. Quella è la firma di quell'individuo. This is why it's called the S-Drive. It's that individual. Questo è quello che dà il nome S-Drive al dispositivo. So basically you use the S-Drive and the report to get back in tune with your life. Quindi l'S-Drive e il report che ne consegue sono gli strumenti per permetterci di risintonizzarci con la vita. And getting back in tune with life on a big scale. E risintonizzarci con la vita su ampia scala. Getting in tune with you. Risintonizzarci con noi stessi. Thank you for your attention. Grazie per l'attenzione.